Una banda di tre uomini armata di coltello ha rapinato la tabaccheria di Via Vergerio. Sotto shock il titolare ottantenne. Sul caso indaga la polizia. Due settimane fa la tragedia sul fiume Latisone con Patrizia e Bianca morte, Cristian disperso. L'avvocato Laghi ha commentato ai nostri microfoni gli ultimi aggiornamenti dopo l'incontro con il procuratore Lia. Si è spento in ospedale a Udine Leonardo Scarel, 21enne, che era arrivato in condizioni disperate dopo essersi scontrato con un albero con la sua auto all'altezza di Cervignano. Ora l'espianto degli organi e poi la data del funerale. Era circa l'una di notte quando stava tornando al parcheggio dove aveva lasciato l'auto. Una ragazza di 20 anni è stata violentata vicino al centro storico di Pordenone. 24enne marocchino disperso in mare in Porto Vecchio. Stop alle ricerche mirate, sulle 24 ore si procede solo durante l'operatività delle motovedette. Dalle cooperative sui migranti c'è solo lotta politica. Attacca Fedriga sullo sgombero della Silos a Trieste. Incredibili gli attacchi alla prefettura per cui lavora in appalto. L'Udinese si rifà il look dopo l'ufficialità dei dirigenti Nani e Hiller. Arriva anche l'ingaggio di Costa Runjic come nuovo allenatore. Martedì doppia presentazione. Intanto Lucca e Bianconere Masina nel Torino. Buonasera, buonasera e ben trovati con l'appuntamento con il nostro TG regionale, un TG che apriamo con la notizia della caccia ai tre rapinatori che hanno minacciato e rapinato con un coltello il tabaccaio di Via Vergerio a Trieste. 1000 euro il bottino del colpo. Sono entrati in tabaccheria armati di coltello e lo hanno puntato addosso all'esercente. L'uomo, un signore di 80 anni, è stato costretto a consegnare l'incasso di 1000 euro. Poi i rapinatori si sono dileguati. Il grave fatto di cronaca è avvenuto mercoledì pomeriggio alle 17 nella tabaccheria di Via Vergerio. Una giornata come tante per l'anziano tabaccaio che insieme anche al figlio gestisce il punto vendita. Ma quel giorno era da solo. Alle 17 sono entrati nel negozio due individui. Altri clienti avrà pensato il gestore e invece no, i due rapinatori. I rapinatori hanno estratto i coltelli e hanno puntato la lama contro l'anziano. Fuori una terza persona faceva da palo mentre andava in scena la rapina. Dammi i soldi, hanno intimato i malintenzionati. Il tabaccaio non ha avuto scelta e ha consegnato ai rapinatori circa 1000 euro in contanti. Intanto però al negozio stavano arrivando altri clienti. Quindi il rapinatore che faceva da palo ha avvertito i suoi che era il momento di fuggire e così è stato. Il tabaccaio, sotto shock, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno raccolto la testimonianza di quanto successo. Niente telecamere in tabaccheria e neppure in Via Vergerio, ma i rapinatori sono fuggiti percorrendo la strada in discesa e passando vicino alla farmacia all'angolo. Lì le telecamere ci sono e sono proprio le immagini del circuito di videosorveglianza della farmacia che potrebbero dare risposte sull'identità dei rapinatori e sul tragitto che hanno compiuto. Immagini che la Polizia di Stato, che indaga sul caso, sta visionando. Intanto, proprio oggi, il tabaccaio, vittima della rapina, si è recato in questura per formalizzare la denuncia. A distanza di due settimane dalla tragedia del Natisone abbiamo intercettato, e non è la prima volta che lo facciamo, l'avvocato Gaetano Laghi, legale delle famiglie Molnar e Doros, per chiedergli un aggiornamento sulle indagini in corso dopo il colloquio con il procuratore di Udine Lia. Quindi loro vogliono capire quello che hanno visto. Loro hanno visto i loro figli in una situazione di pericolo, mentre altre persone osservavano questa situazione di pericolo e pochi tentativi in quel momento per salvarli. E non è un'accusa, è una valutazione. Loro vogliono sapere come mai e perché è successa una certa cosa, che non è un desiderio di vendetta, ma è semplicemente capire quello che è successo e perché. Sono passate ormai due settimane esatte dalla tragedia del 31 maggio che ha tenuto migliaia di persone col fiato sospeso per capire cosa stesse accadendo a Premariacco con il Natisone che in preda alla sua furia ha portato via tre ragazzi, Patrizia, Bianca e Cristian, quest'ultimo ancora disperso mentre i corpi delle ragazze erano stati trovati la domenica successiva, 2 giugno. Sono passate due settimane e si cerca ancora di fare chiarezza. La famiglia di Cristian e quella di Bianca si sono affidate all'avvocato Gaetano Laghi, che si trova in Friuli per continuare a svolgere la sua attività nell'ambito della ricerca della verità. A tal proposito, in procura a Udine c'è stato un incontro con il procuratore della Repubblica, Massimo Lia. Sì, la novità è che ieri ho avuto la possibilità di parlare con il signor procuratore, il dottor Lia, e anche con la dottoressa Puppa, i quali si stanno dando molto da fare dal punto di vista delle indagini. È stato un incontro molto cordiale, cortese e, nonostante la situazione particolarissima che stiamo vivendo, anche abbastanza disteso. Per ovvie ragioni non posso rivelare il contenuto di questo colloquio, però certamente
dal punto di vista del legale delle famiglie, posso dirmi molto sereno che gli accertamenti che la Procura di Udine sta facendo sono, a mio giudizio, assolutamente approfonditi. E il momento della raccolta dei dati, successivamente, e io ritengo a breve, ci sarà anche la valutazione dei dati raccolti. L'avvocato non ha avuto modo di parlare personalmente con i soccorritori in questi giorni, ma la sua idea, basata su quello che ha potuto percepire, non la cambia. L'idea iniziale però di un ritardo o una sottovalutazione della prima richiesta d'aiuto da parte delle ragazze io non l'ho modificata. Questo non vuole essere naturalmente una critica a coloro che adesso stanno operando, sono intervenuti e che in maniera encomiabile stanno continuando a cercare il fratello Cristian, praticamente il fratello che mi ha assistito. E quindi da questo punto di vista ho visto gli sforzi che stanno facendo, la qualità anche delle ricerche che stanno facendo, quindi non posso assolutamente dal mio punto di vista che dire grazie a queste persone che si stanno così comportando. Certamente c'è una richiesta di aiuto di una ragazza che ha rappresentato un pericolo a cui si è dato una risposta tardiva, ma questo non lo dico io, lo dice il risultato del soccorso. Alla fine stiamo parlando di due ragazze morte e di una persona scomparsa. Per quanto riguarda invece le famiglie, Molnar e Doros, i contatti proseguono. Laghi sente costantemente il fratello di Cristian, che si trova ancora a Primariacco per seguire da vicino le ricerche, ma a breve ci sarà un nuovo incontro anche con la famiglia di Bianca, che avrà modo di essere aggiornata sul proseguo delle indagini. È deceduto in ospedale il 21enne Leonardo Scarel, che martedì scorso era stato vittima di un bruttissimo incidente stradale mentre tornava a casa dopo una visita ai nonni. Vediamo il servizio. Non ce l'ha fatta Leonardo Scarel, 21enne di Terzo di Aquileia, che martedì 11 giugno era stato vittima di un incidente stradale in via Caiù a Cervignano. La situazione era apparsa subito critica al personale sanitario. Il ragazzo era stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine in codice rosso, non prima però di essere stato intubato sul posto. Dopo due giorni Leonardo si è arreso alle gravissime ferite riportate nella struttura di Udine. Ora i medici stanno valutando l'espianto degli organi come da volontà del ragazzo deceduto, che lascia la mamma Silvia, il papà Maurizio, gli zii, i cugini e i nonni. Proprio quei nonni dai quali stava tornando il giorno dell'incidente, stava rientrando a Terzo di Aquileia, dove viveva attualmente con i genitori. Leonardo Scarel si era diplomato al Nautico di Trieste e stava effettuando uno stage a Brescia in un'azienda produttrice di motori per aerei. Era stato anche un bravissimo ginnasta nella disciplina della ginnastica artistica, dove aveva vinto il campionato regionale ed era stato campione italiano al Trofeo delle Regioni. I carabinieri stanno continuando le loro indagini e pare che alla base della perdita del controllo del mezzo possa esserci stato proprio il maltempo. Con l'improvviso temporale scoppiato e la scarsa visibilità creatasi in maniera repentina, che abbiano reso difficoltosa la guida della sua Fiat Punto, la quale ha terminato tragicamente la sua corsa contro un albero. In attesa dell'espianto degli organi non è stata ancora decisa una data per il funerale, quello che sarà l'ultimo saluto a Leonardo Scarel. Una ventenne pordenonese è stata violentata in una zona a ridosso del centro storico nella notte tra sabato e domenica scorsa. A dare notizia era stato il Gazzettino e, secondo una prima ricostruzione, la vittima, che lavorava in zona, stava raggiungendo il parcheggio per prendere l'auto e rincasare. Era circa l'una di notte quando improvvisamente è stata avvicinata da un uomo che l'ha bloccata e ha abusato di lei. Le indagini della polizia e dei carabinieri si basano anche sulla ricostruzione della ragazza, che è stata ricoverata in pronto soccorso. Le indagini sono focalizzate su una persona straniera. Al vaglio le telecamere della videosorveglianza, che avrebbero restituito alcune tracce per risalire all'autore del crimine. E si cerca una persona straniera. Come detto, la zona è dotata di numerosi dispositivi sia pubblici sia privati, e le indagini proseguono nel più stretto riservo ovviamente, ma riguardano anche i giorni precedenti la violenza, nell'ipotesi, che però è tutta da confermare, che l'assalitore possa aver anche pedinato la vittima prima di aggredirla. Altre analisi riguardano eventuali tracce biologiche individuati sugli abiti della vittima, che potrebbero far risalire al patrimonio genetico dell'aggressore. Un ventenne si è visto nella notte affiancare in centro a Udine, in via Manin, da tre sconosciuti che lo hanno fermato, minacciato e derubato del telefono cellulare e del portafoglio. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Rapina nella nottata tra giovedì e questo venerdì in centro a Udine, in via Manin, ai danni di un giovane del 2004 residente nel comune di Tavagnacco, a Feletto Umberto.
Tre sconosciuti, informa il comando provinciale dei carabinieri, lo hanno raggiunto, immobilizzato e minacciato per ottenere ciò che aveva, uno smartphone e il portafoglio contenente una cinquantina di euro. Una volta ottenuto il bottino, i tre, sui quali non sono disponibili al momento informazioni sulle possibili età e provenienze, si sono dileguati. Il ragazzo, conferma il comando provinciale dei carabinieri, dove sono in corso le indagini in merito, non risulta essere stato ferito. Torniamo ora sul caso della motonave Audace, si indaga per il reato di naufragio. La Procura della Repubblica del Tribunale di Gorizia ha dato incarico ai militari della Capitaneria di Porto di Monfalcone, coadiuvati da personale degli uffici circondariali marittimi di Grado e Porto Nogaro, di avviare le necessarie attività di indagine volte a chiarire l'esatta dinamica degli eventi ed eventuali responsabilità in ordine al reato di naufragio. E questo quanto si legge nel comunicato diramato nel tardo pomeriggio dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. A tal fine, si legge ancora, la motonave Audace è stata sottoposta a sequestro probatorio e sono già in corso da ieri mattina gli accertamenti e le attività di indagine. Parallelamente è stata avviata dai competenti uffici della Capitaneria di Porto l'inchiesta amministrativa prevista dal codice della navigazione volta a chiarire le cause del sinistro marittimo. Questa mattina sull'incidente è arrivato anche il commento del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Beh, intanto ovviamente bisogna guardare anche i termini in cui APT ha dato la concessione e capire quali sono i margini di scelta di APT stessa. Dall'altro però mi auguro che si faccia il prima possibile chiarezza rispetto a quanto avvenuto, perché una causa c'è e bisogna capire se c'è anche un responsabile di questa causa e deve essere fatto velocemente perché oggettivamente è una cosa inaccettabile quanto è successo. Le ricerche del giovane marocchino disperso in mare in Porto Vecchio proseguiranno solo nel corso della normale attività delle motovedette della Capitaneria di Porto, ma il dispositivo d'emergenza mirato è stato sospeso dopo 3 giorni senza esito. Si tuffa in acqua nel bacino del Molo Quarto, fa una 15ina di bracciate, poi annaspa con un evidente movimento d'acqua e scompare dalla vista. Ecco cosa si vede nelle immagini del circuito di sorveglianza del Porto Vecchio reperite dalla Capitaneria di Porto. Un video a bassa definizione, va precisato, girato nella notte fra lunedì 11 e martedì 12 giugno mentre pioveva, ma sufficiente ad avvalorare la scomparsa del 24enne marocchino Ayoub Laklalki. Nel bacino ci sono 2 telecamere posizionate sulla facciata di uno dei magazzini ex Maneschi di proprietà del comune di Trieste e dove sembra vivesse il giovane senza tetto nell'ultimo periodo. Dopo 3 giorni di ricerche senza sosta e senza esito, ora il dispositivo di emergenza è stato sospeso, le ricerche proseguono nell'ambito della normale operatività delle motovedette. Va evidenziato peraltro che i moli del porto sono caratterizzati da cavità e rientranze sottomarine, dunque il corpo potrebbe essere anche finito per incastrarsi sott'acqua a seguito della spinta delle correnti. In quel bacino sfocia anche il torrente Chiave. Ayoub non ha i genitori, la madre è morta quando aveva 15 anni mentre il padre qualche mese fa. Poi il ragazzo avrebbe iniziato a bere e forse proprio l'eccesso di alcol combinato a un crampo mentre nuotava potrebbero essere le cause della sua scomparsa. Gli amici del giovane, probabilmente anche loro senza tetto, sono scappati dopo l'accaduto. Sul posto è rimasta solo una giovane triestina che ha dato l'allarme. La bora, la pioggia e la scarsa visibilità dell'acqua hanno reso difficili i soccorsi e pure l'azione delle telecamere subacquee della Saipem. Resta aperta l'indagine della questura sulle frequentazioni del giovane. Duro sfogo del presidente della regione Massimiliano Fedriga riguardo il tema dello sgombero del Silos. Il governatore è critico verso quelle associazioni che protestano contro la decisione di mandare via i migranti accampati e di chiudere l'accesso alla struttura. È duro il commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga contro quelle cooperative e quegli esponenti politici che in questi giorni criticano governo, quindi prefettura e comune, per la scelta di sgomberare il silos, bonificarlo e sigillarlo. Allo sgombero seguiranno alcuni trasferimenti dei richiedenti asilo in altre città e la predisposizione degli spazi del campo scout di Camposacro per le persone che rimarranno nel territorio comunale. L'argomento è molto attuale e sensibile in città per le numerose vicende che riguardano la fatiscente struttura accanto alla stazione centrale,
che a cicli rientra a far parte della cronaca cittadina quando si parla di immigrazione, argomento affrontato ieri anche dal vescovo Trevisi. Quello di Fedriga, come ha detto, è un commento politico a difesa della progettualità della prefettura. Mi sembra una situazione alquanto particolare. Tutti dicevano una vergogna al silos, che c'è il silos, viene sgomberato il silos, non si può più sgomberare il silos. Dovrei che qualcuno avesse marciato e volesse continuare a marciare sulla questione silos. Noi l'abbiamo risolta, oltretutto altrettanto particolare, perché è una questione che c'è, mi sembra, da tanti anni, anche con governi di colore politici diversi dall'attuale, cioè di centrosinistra, e nessuno aveva mai sollevato il problema in modo così importante. Oggi noi lo risolviamo, il prefetto e il governo nazionale lo risolvono, e viene detto che non va bene che sia risolto. Ecco, vorrei capire un po' di cose. Quindi l'affondo contro quelle cooperative che, secondo il governatore, svolgono militanza politica permanente. Poi vedo che ci sono veramente delle cooperative che accolgono i migranti, che sono diventato diciamo una militanza politica perenne. È un po' strano. La prefettura garantisce l'appalto a delle cooperative che a loro volta attaccano la prefettura in modo vergognoso, anzi ringrazio il prefetto Signoriello, facendo militanza politica. È un po' strano, cioè qualcuno dovrebbe guardarci, è un po' strano che questo avvenga, non ho mai visto una situazione del genere. Io voglio vedere se ci fosse un'azienda qualsiasi privata che prende un appalto pubblico e comincia a incentivare manifestazioni o altre proteste per dire come chi gli dà l'appalto deve dargli soldi e come devono gestire l'appalto. È una cosa fuori da ogni logica di correttezza, almeno di correttezza politica. Un operaio di 48 anni è rimasto ferito seriamente mentre stava operando all'interno di un'azienda Fontana Fredda per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Di Sacire ha riportato una ferita all'arto superiore. Preso in consegna dal personale infermieristico, è stato condotto a bordo dell'ambulanza all'ospedale di Pordenone in codice giallo e prognosi riservata. Presentato a Udine intanto questa mattina il report della Banca d'Italia, con ovviamente interesse per il Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta la Banca d'Italia arriva a Udine a presentare il report annuale dell'andamento economico del Friuli Venezia Giulia. Sì, è un momento importante, ne avevamo parlato col direttore dottor Martella della sede di Trieste, che oltre chiaramente alla presentazione presso la loro sede a Trieste, sarebbe stato significativo anche una presentazione a Udine, in particolar modo in Camera di Commercio, che rappresenta l'economia sia di Udine che di Pordenone, quindi è la parte più significativa dell'economia della nostra regione sotto il profilo manifatturiero, turistico e commerciale, e c'è una platea di stakeholder dell'economia, della finanza, che indubbiamente trarranno degli spunti importanti e utili da quello che è il report di Banca d'Italia sul focus della nostra regione. Un anno positivo, ma con ancora tante sfide da vincere nel prossimo futuro. Il 2023 si chiude con un bilancio comunque abbastanza positivo, perché parliamo sempre di una crescita dello 0,6%, anche se inferiore rispetto alla crescita media nazionale, che è stata più 0,9%. Il motivo dipende dall'andamento dei singoli settori. Il settore manifatturiero, che ha avuto una contrazione del 3,7% rispetto all'anno precedente, che anche l'anno precedente era stato un anno negativo per la manifattura, con una diminuzione dell'1,1%. Questo deriva in particolare anche da un effetto statistico, perché c'era stato subito dopo il Covid un boom della ripresa dell'attività manifatturiera. Altri settori sono andati invece meglio, sicuramente il settore delle costruzioni, che ha avuto una crescita del 3,6% dopo l'anno boom del 2022. Settori che sono andati anche molto bene sono quelli del più generale del terziario, ossia dei servizi, e all'interno di questo in particolare il settore turistico. Il commercio meno, ma questo è legato al fatto anche che le famiglie hanno sofferto un po' di più, perché il loro potere di acquisto a causa dell'inflazione è ovviamente diminuito. Partita la staffetta alpina dalle Alpi a quota zero lungo il fiume Tagliamento in occasione dell'adunata Triveneta Alpina di Bibione.
Dalle Alpi a quota zero, una staffetta via terra e acqua lungo il fiume Tagliamento in occasione della dunata alpina triveneta di Bibione. Partenza intorno alle 7 dalle sorgenti del fiume al passo della Mauria e arrivo alle 13 a Tolmezzo, prima tappa di questo lungo e intenso viaggio. Andiamo ad Amaro, da Amaro andiamo giù verso Carnia, dove ci sarà la staffetta che passerà il testimone da la sezione carnica e la sezione di Gemona. Sabato 15 la seconda parte della staffetta invece prevede la discesa in canoa partendo da Pinzano per raggiungere poi Bevazzana alla foce del Tagliamento, orario previsto intorno alle 16:30-17, dove verrà deposta la corona di fiori in ricordo di tutti i caduti alpini. Questa iniziativa sono circa 30 staffette con 4-5 persone per staffetta, quindi si va presto a fare i conti, più ovviamente gli affezionati. Ufficiale, il nuovo allenatore dell'Udinese per la stagione 2024-2025 sarà Costa Runjajić. Intanto cominciano anche le manovre sui riscatti. Lucca è stato riscattato ed è tutto bianconero, mentre Masina invece è ufficialmente del Torino. Ancora una volta l'Udinese ha sorpreso con un colpo sotto traccia per il nome del nuovo allenatore. Dopo tanti nomi e qualche depistamento qua e là si è scelta la soluzione estera. Contatti concreti, qualche telefonata dalle ricostruzioni di mercato erano arrivate effettivamente solo per Baroni, strappato poi dalla Lazio. Qualche sondaggio in Spagna, mai troppo approfondito perché nel mirino di Gino Pozzo c'era Costa Runjajić, un allenatore non conosciuto in Italia ma con grandi referenze che soprattutto in campo europeo nella Conference League con Legia Varsavia ha saputo farsi rispettare e fare intravedere quelle caratteristiche che cerca l'Udinese, raccolte nel comunicato ufficiale apparso nella mattinata di venerdì sul sito. Udinese Calcio si dice lieta di comunicare che sarà appunto Costa Runjajić a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Formatosi in Germania, Runjajić ha saputo offrire un calcio moderno, propositivo e di alta intensità, sempre attento alla crescita dei giovani talenti, mostrando grandi capacità di comunicazione e adattamento alle diverse esigenze tecnico-tattiche delle sue squadre. Doti che lo hanno portato a conquistare nell'ultimo biennio in Polonia una Coppa Nazionale e una Supercoppa. Ora il tecnico avrà la possibilità di mostrare le sue qualità in Serie A con l'Udinese, un contesto di eccellenza in un calcio sempre più globalizzato, dove la conoscenza delle realtà internazionali rappresenta un valore esperienziale. La conferenza di presentazione di Mr. Runjajić si terrà martedì 18 giugno alle ore 12 nella sala stampa del Blue Energy Stadium e aggiungiamo che dovrebbe avvenire in lingua inglese, modalità con cui si è destreggiato negli anni in Polonia senza apprendere la lingua locale. Vedremo se sarà una scelta che continuerà a proporre in Italia o se cambierà modalità di ingaggio. Intanto cresce la curiosità per capire meglio le sue idee di calcio e su cosa vorrà lavorare per riportare l'Udinese in alto in classifica. Udinese che intanto ha riscattato ufficialmente Lorenzo Lucca, potrebbe essere lui l'attaccante su cui Runjajić punterà forte dopo i 9 gol della stagione scorsa. Nel 3-4-2-1 sul cui solco si inserirà il tecnico tedesco dopo la modifica fatta da Cioffi e portata avanti da Cannavaro. Sempre salvo eventuali cessioni. Il club dei Pozzo ha incassato il milione dal riscatto di Masina da parte del Torino e ne ha versati 8 nelle casse del Pisa, ottenendo appunto il cartellino per intero di Lucca. Sempre seguito da vicino dalla Fiorentina, che ci pensa. Potrebbe verificarsi così per i bianconeri una plusvalenza immediata. Bianconeri che a loro modo sperano in un Davis senza problemi fisici nella prossima stagione. Intanto il connazionale di Runjajić, Lazar Samardžić, ha registrato il forte interessamento della Lazio dopo il Bologna, ma i bianconeri frenano e temporeggiano perché l'europeo può cambiare tanto in positivo anche nella valutazione del giocatore, sempre ricercato da tante big italiane. Questo era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Il TG regionale si chiude qui. Buona serata.